mese circa di emozioni, no? Di critiche anche, spesso no, velenose, ma anche di grandi soddisfazioni. Oggi hai avuto un tifoso speciale, si chiama Sandro Pertini, e ho visto che spesso ti sei rivolto a lui, vi siete parlati da lontano. Da lontano. Ebbene, non è la prima volta che questo grande uomo mi aiuta moralmente, c'era stata in altre due occasioni, mi aveva dato una grossa spinta, dicendomi di insistere, di continuare nel mio lavoro, senza tener conto di quelli che gli altri dicono. Senti Enzo, era chiaro che io mi rivolgessi a lui nel momento più bello della mia carriera professionale. Ecco, un momento magico, forse non sei ancora convinto, forse non hai ancora assaporato del tutto questa grande soddisfazione, questa grande emozione. No, beh, diciamo che già dopo il Brasile cullavamo qualche sogno, di zitto, verità. Zitto. Che la Polonia l'avevamo incontrata, dunque non c'erano grandi problemi tattici da risolvere, infatti mi pare che sia filata lì questa partita senza grossi problemi. E questa la temevamo perché era una squadra, un'avversaria tradizionale. L'Italia impazzisce. Avevamo un conto da ristabilire il campionato del mondo in Messico, avevamo dominato per 90 minuti, erano riusciti a fare 0-0, forse loro avevano anche chiuso la strada alla medaglia d'oro già allora. Avevamo un conto da regolare e siamo riusciti oggi, soffrendo un po', di la verità. Senti, dopo il rigore sbagliato da Cabrini, a me è venuto uno sbocco di sangue. Avevamo dei problemi psicologici notevoli, che Cabrini era avvilito e la squadra temeva di non farcela, magari ricordando la grossa rimonta della Germania con la Francia. Certo. Invece poi nel finale forse eravamo più flessibili. Certo. Senti, a chi la dedichiamo? A chi la dedichi questa vittoria? Di solito nelle grandi occasioni si fa una dedica, agli italiani. Beh, così. Ricordiamo al presidente che ci ha dato una mano, al presidente Franco Pertini che ci ha dato una mano, ed è giusto rivolgere un ringraziamento a lui per primo. Poi a questi ragazzi che hanno fatto 50 giorni di sacrifici incredibili ed è una vittoria di gruppo, io penso una vittoria che loro meritavano per i sacrifici che hanno fatto e per tutto quello che hanno dovuto grazie sopportare. Anche da parte nostra, eh? Dillo, dai. Non da tutti. Chiaro. Ecco, va bene, allora appuntamento a domani quando la comitiva azzurra raggiungerà Roma sull'aereo presidenziale e poi sarà a colazione da Pertini.